Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video dedicato a tutti coloro che sono nati il 3 agosto del 1973. Ringrazio il nostro amico che scrivendomi la propria data mi ha dato l'opportunità di fare questo video. Ricordo che chi volesse un video dedicato come questo può scrivermi la sua data solo ed esclusivamente al numero WhatsApp che trova sotto ogni mio video. Allora, vediamo un po'. Il 3 agosto è il giorno della ricerca pericolosa. I nati il 3 agosto sono attratti da diverse forme di pericolo e normalmente questa ricerca li porta a imboccare la via del male oppure a dover salvare qualcuno da situazioni spiacevoli. Non è raro, inoltre, che essi si prefiggano lo scopo di svelare la realtà, naturalmente quella che i loro occhi vedono, senza curarsi dei rischi che ciò potrebbe comportare. Anzi, nella maggior parte dei casi è il rischio in sé e non la realtà a contare veramente per loro. Devono però badare anche a non mettere in pericolo il prossimo con le loro azioni. Queste persone, caratterizzate da una certa avversione per la normalità e le esperienze ordinarie, cercano spesso le emozioni lontano da casa. E in effetti alcuni si spingono davvero fino ai confini del mondo, mentre altri ricorrono al brivido della fantasia, rimanendo comodamente sprofondati nella poltrona di casa propria. Per i meno dotati lo stimolo maggiore è l'eccitazione provata da altri, ragion per cui si può dire che essi vivano da spettatori. I più dotati invece non si limitano a provocare e a vivere le emozioni in prima persona, ma spesso utilizzano tali esperienze per scopi creativi e professionali. I nati il 3 agosto possono seriamente rischiare di farsi del male, di norma non c'è niente e nessuno, nemmeno le preghiere dei familiari o degli amici, che valga a distoglierli da questo fascino perpetuo evocato dalle situazioni conflittuali e rischiose. Le imprese audaci sono per alcuni prove di coraggio ad altissimo livello, dove il minimo errore o la minima debolezza significano la distruzione. Altri sviluppano una sorta di dipendenza dalle situazioni precarie, amano sentirsi in bilico e si cibano letteralmente del pericolo. Per i più irriducibili sono coloro che lottano per una causa o che difendono un ideale. In tal caso le loro azioni assumono un carattere prettamente romantico e idealista, sebbene tendono alla concretezza e sono talvolta improntate sull'insensibilità. Anche il concetto di salvataggio esercita su alcuni tra i nati in questo giorno un fascino non indifferente, il quale trova probabilmente riscontro nel desiderio di scorrere o proteggere fisicamente o psicologicamente una persona, mettendola al sicuro da ogni problema. Il salvataggio di Euridice da parte di Orfeo è il raid israeliano su Entebbe in Uganda, sono il tipico esempio di storie che possono catturare la fantasia delle persone nate il 3 agosto, per le quali è molto importante sentirsi eroi o eroine, si trovino essi nei panni di un genitore venerato, di un cavaliere dalla scintillante armatura o della martire Giovanna d'Arco. Devono fare molta attenzione, non perdere il controllo sul proprio io ed evitare di proiettare su altri le proprie emozioni, i propri desideri. Per esempio, coloro che essi desiderano portare in salvo potrebbero in effetti non avere alcun interesse nell'essere soccorsi. Infine, essi corrono talvolta il rischio di dover svanire il brivido dell'avventura a meno che non si aumenti continuamente la posta in gioco, proprio come quando una droga conserva i suoi effetti solamente se aumenta di volta in volta la dose. La situazione di dipendenza che caratterizza l'instancabile ricerca dell'eccitazione viene quindi in molti casi pericolosamente lampante. Il livello di maturità e di crescita evolutiva di queste persone sarà allora dato dalla capacità o meno di svolgere simili imprese a scopi produttivi. Vediamo adesso che cosa abbiamo trovato su questa data di nascita. Allora, vediamo un po'. Ok.
Allora, innanzitutto diciamo che si nasce sotto il segno del leone. Per quanto riguarda la numerologia, per prima cosa si scompone la data e si ottiene il numero 31, che ha come riuscita il numero 4. Il numero 4 simboleggia, rappresenta la stabilità, la praticità e il lavoro duro. Le persone nate con questo numero tendono a essere affidabili, organizzate e pazienti. Sono molto orientate verso la realizzazione di obiettivi a lungo termine e sanno come pianificare e perseguire con determinazione il loro successo. Il colore associato a questa data è il verde, che simboleggia l'equilibrio e l'armonia. Potrebbero trovare conforto e ispirazione nella natura e nella bellezza del mondo che li circonda. Le persone nate questo giorno possono essere attratte dalle discipline esoteriche e mistiche, potrebbero avere un forte senso dell'intuizione e della connessione spirituale e potrebbero sentirsi guidate da una forza superiore. Le persone nate in questo giorno possono anche essere molto creative e comunicative, possono brillare nei loro ambienti artistici come la scrittura, la pittura e la musica, hanno un'energia contagiosa e amano ispirare gli altri con la loro passione e creatività. È importante per queste persone trovare un equilibrio tra stabilità e creatività. Possono raggiungere il loro massimo potenziale quando utilizzano le loro doti creative nel miglior modo e così nella loro vita e quella degli altri. Sono individui pratici e affidabili con una forte connessione spirituale e creativa. Possono beneficiare di esplorare il mondo dell'esoterismo e stabilire un equilibrio tra stabilità e creatività nella propria vita. Vediamo come segno zodiacale, un segno di fuoco governato dal sole che conferisce a coloro che nascono sotto questo segno una personalità dominante, leale e affascinante. Sono estremamente creative e artistiche, posseggono una grande immaginazione e hanno la capacità di trasformare le loro idee in realtà. Sono molto sicure di sé e proiettano una grande fiducia in se stessi. Diciamo sono dotate di una grande gentilezza e generosità, amano stare al centro dell'attenzione e ricevere lodi e riconoscimenti per i loro successi. Sono estroversi e amano socializzare, tendono a formare molte amicizie grazie al loro temperamento affidabile e alla loro natura amichevole. Possono essere molto calorosi e premurosi con le persone a cui tengono. Sono anche molto ambiziose e determinate nelle loro aspirazioni. Sono spesso attratte dalla leadership e sono ben equipaggiate per la gestione di responsabilità più elevate. La loro mentalità è orientata al successo e li spinge a lavorare duramente per raggiungere i propri obiettivi. Possono anche essere un po' dominanti e autoritarie, data la loro natura da leader. Possono essere orgogliose e talvolta ostinate, preferendo seguire la propria strada senza essere influenzate da opinioni esterne. Dal punto di vista delle relazioni, sono molto romantiche e leali, amano dedicarsi interamente al loro partner e si aspettano la stessa attenzione in cambio. Possono essere molto protettive nei confronti delle persone a cui tendono e sperano di trovare un partner che le apprezzi per tutte le loro qualità. Vediamo, i nati il 3 agosto tendono anche a essere molto. Vediamo, spesso attraggono opportunità e situazioni fortunate grazie al loro magnetismo e alla loro energia positiva. Hanno una personalità affascinante, ambiziosa e generosa. Sono artisti, estroversi e sicuri di sé, leader naturali, ma possono anche essere orgogliosi e autoritari. L'amore e l'apprezzamento sono importanti per loro e possono essere molto fortunate nelle loro esperienze di vita. Questo è tutto quello che siamo riusciti a trovare su questo segno. Adesso andiamo a vedere cosa ci dice il nostro libro sul 3 agosto. Vediamo un po', eccolo qua. Vediamo che messaggio abbiamo. Mi apro alla fortuna e lascio che la dea bendata mi onori col suo bacio. Da oggi qualunque cosa che tocco si trasforma in oro. E adesso volevo vedere un attimo con la data 3-8. Vediamo 3, 8 e 2. Prendiamo il 382 come messaggio. Ho fatto un piccolo calcolo
Allora, tu non sei ciò che stai pensando, tu non sei il tuo corpo fisico, tu non sei le tue emozioni, tu sei, oltre ogni altra cosa, che credi di essere. Sai dire cosa sei davvero? Ti nascondi nel corpo o nel cervello? Sei in una cellula o in un'onda di energia? Queste sono le domande che il libro vi dice di porvi. Molti messaggi, questo libro è molto bello perché a ogni numero corrisponde un messaggio appunto dell'universo per voi. Io con questo ringrazio il nostro amico che mi ha dato l'opportunità con questa data di fare il video. Vi ricordo che chi volesse un video dedicato come questo può lasciarmi la propria data di nascita al numero WhatsApp che trova sotto ogni mio video. Con questo io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima.